Storia e tradizione delle piante mangerecce alla riscoperta di quelle erbe che un tempo sfamavano la nostra gente. È stato il contenuto della conferenza del biologo Enzo Presutti che lo scorso sabato all'hotel ristorante Meeting di Sulmona ha relazionato sull'argomento sulla base di una sua raccolta di erbe. Abbiamo riportato la maggior parte delle piante mangerecce del nostro popolo e con alcune anche con alcune piante velenose che qua noi facciamo vedere per far conoscere appunto che oltre alle piante buone ci sono le piante velenose. Enzo Presutti ha illustrato le particolarità delle varie piante, tutte con caratteristiche officinali. Fra queste piante abbiamo la cicuta, quindi di Socrate, il Conium maculatum. Con questa cicuta c'è stato ammazzato Socrate. Altra pianta che noi vediamo è l'Elleboro, questo è l'Elleboro, Elleborus fetidus, è una pianta allucinogena, ne facevano uso le nostre fattucchiere quando facevano i loro riti. È una pianta che inibisce le terminazioni nervose del sistema nervoso periferico e quindi è come se facesse scomparire la stanchezza. Ha concluso la manifestazione una cena a base di erbe preparata dai titolari del meeting Domenico e Antonella Santacroce. Grazie al professor Enzo Presutti che ci troviamo questa sera a realizzare un menù a base di erbe mangerecce del Morrone. Lui è stato l'autore, il maestro di questa raccolta di erbe che ha lavorato veramente duro per cercarle in tutto questo nel nostro territorio. E noi ci abbiamo messo tutto il nostro amore, la nostra cura per realizzarle sulla base di quella che è la vecchia tradizione, cercando di portarla ai tempi di oggi. Noi ristoratori ci siamo avvicinati con il cuore proprio, perché mi ricordano i bei tempi di una volta quando eravamo più giovani e si cucinava davvero come ce lo sta ricordando lui. E noi vorremmo provare a rifarlo di nuovo, perché è una cosa bellissima e poi suscita molte emozioni.